tutti, io sono Francesca e oggi spacchettamento di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cinturini, tutti provenienti da AliExpress. Cominciamo da questo. Io ho già anche tolto il cinturino che avevo il mio Apple Watch per farvi vedere come stanno questi. Questi sono stati ordinati durante una promozione che praticamente se si ordinavano un tot di cinturini si arrivava a spendere mi sembra 8 euro c'era la spedizione veloce inclusa. Io non mi ricordo mai se sta parte la... ecco, ok, è così. Contate che adesso io ho la cover e va a coprire un po' anche dietro, quindi forse è un pochettino per quello che il cinturino fa fatica a far passare queste cose qua. Ecco. Adesso andiamo con questo cinturino qui. Sono sempre quelli da 38-40 mm perché il mio Apple Watch è da 40 mm. Questo è quello in versione Pride perché a me piacciono i, insomma, piace l'arcobaleno e vabbè. Allora, andiamo a inserire anche questo. Comunque sono tutti dello stesso venditore, quindi penso che siano tutti uguali, eh. Adesso ce la posso fare a metterlo, va? Per evitare che faccia la gobba basta che lo tirate un po' di più e la gobba non la fa. Io adesso le sto mettendo in modo molto veloce e quindi non sto a metterli in modo perfetto. Comunque ormai avete visto come stanno, che si inseriscono bene. Io vi farò anche la recensione su questi cinturini ovviamente. Due me li sono indossati e quei due lì sono ottimi, quindi saranno ottimi anche gli altri. E questo secondo me è molto molto carino. Poi io rosa ce l'avevo già e non so perché. Ah, questo dovrebbe essere un rosa un pelino più scuro, più chiaro. Vado a prendere l'altro per fare il confronto. Sì, scusate, allora questo qui rosa che avevo già a sta parte qua bianca, invece questo qui ce l'ha proprio del colore del cinturino, quindi una piccola differenza c'è. Poi come avete visto sì, è rosellino forse un po' più chiaro quello che avevo già. Sono due rosa completamente diversi. Andiamo a vedere come si inserisce, se si inserisce bene. C'ho il vicino che sta facendo i lavori, non so se si sente. Come dico sempre, può capitare che all'inizio diano qualche problema per essere messi, poi dopo piano piano. Insomma, chi usa spesso i cinturini di AliExpress lo sa questa cosa. Poi, il prossimo che... allora, sono rimasti questi tre qua. Ad aprire questo. Ok.
Questo è molto, molto carino, magari se siete vestiti di nero, questo qui ci sta. Io adoro abbinare i cinturini a come sono vestita. Ok, passiamo a quest'altro nero, che questo qui però è nero nero, questo qua è un po' più, insomma, misto. Non mi ricordo bene, ma questi qui sono due colori, però non mi ricordo bene qual è l'altro colore oltre al nero. È un tipo o bianco o argento. Questo secondo me è perfetto perché nero con nero. E poi adesso passiamo all'ultimo Pride, o meglio arcobaleno, che questo qui è carino, secondo me è molto bello. Cioè, secondo me sono tutti molto belli, quindi bello. Questi sono ottimi per chi va a correre che suda. Questi cinturini non danno problemi. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!